Grazie per l'impegno che state cominciando ad assumere anche all'ANCI, perché uno dei problemi, soprattutto quando si trova nella difficile posizione nella quale sono riuscito a finire io, una delle cose che purtroppo dispiace è che purtroppo in molti casi la precarietà è fatta anche dallo Stato, e quindi che ci sia un impegno diffuso e che parta dal basso e che in qualche modo riceva sollecitazioni così importanti è sicuramente meritevole e da sottolineare. Non entrerò, insomma, io immagino più o meno le cose che potrebbe aver detto un amico come Marco Meloni, mi immagino anche le cose più provocatorie che avrà sicuramente detto Nunzia, ma sono qui per parlare di Eleonora. Sono qui per parlare di Eleonora perché io l'ho conosciuta più che del suo libro, più che del suo libro, perché se volete poi così trascimiamo la riforma del mercato del lavoro, delle tante, però io, tenuto conto che abbiamo appena Ma chiuso i guarda, ti lavori in rispondo. commissione, che ho seguito dall'inizio, ma ci sono giornalisti? A parte Nunzia, alla quale chiedo, Venia, sì. Sì, ma Precari siete qui in veste di sicuramente amici o in veste di agenzia? No, beh, no, dovete decidere che intervento vi faccio, però precari. Cosa dal con... primo Per un siglio? giornalista precario, un buffettino è merce preziosa. Vieni di prudente, prendi il consiglio di Prendo il quello. discorso, no. No, e c'ho Giuseppe che è traumatizzato, si mette paura, appena mi vede che poco poco mi rilasso e comincio a parlare in libertà. Se ti sei rilassata eri in prima pagina su tutti i quotidiani. Appunto. Allora non mi rilasso e allora è un pregevole esempio di no. Allora, facciamo che parlo di Eleonora, così è più difficile che io in qualche modo incorra in qualche... No, c'è Matteo, cioè no, 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 non la vedo possibile neanche in questo modo. Ma poi se non faccio notizie, esco. Anche perché appunto siamo passati dalla fase della commissione che si è conclusa 20 minuti fa alla fase dell'aula della riforma del mercato del lavoro. Io ho seguito passo passo tutto l'iter parlamentare di un provvedimento che non ho scritto io, l'ho seguita, è stata una straordinaria esperienza. È indubbio che però nel mentre ho svolto questo lavoro ho avuto modo di confrontarmi con molti dei problemi del nostro mercato del lavoro e devo dire che farlo da professore e farlo da membro del governo è molto diverso, perché ogni problema ha molteplici sfaccettature, come peraltro descrive molto bene il libro di Eleonora, nella quale si poteva mettere un tocco di più di ottimismo. Però questo è un rimprovero che non mi sento di fare ad Eleonora, perché io l'ho conosciuta in altri tempi, quando tendenzialmente di stage si parlava molto poco, quando il tema era in qualche modo semplicemente non affrontato perché si considerava che quella particolare tipologia di rapporto di lavoro, che non è un rapporto di lavoro e che nel nostro ordinamento è stata introdotta solamente con il pacchetto Treu, non se ne vedeva il fatto invece che era uno strumento che gradualmente veniva utilizzato sempre più spesso per lavoratori, magari per giovani che giovani non erano più, che magari avevano, cominciavano ad avere 30-35 anni, era la loro seconda, terza, quarta esperienza di lavoro e che in qualche modo quindi si prestava come porta d'ingresso nel mercato del lavoro, ma che in qualche modo aveva snaturato la loro natura. Dall'altro lato, mentre scendevo qui cercando la sala in fretta e furia, mi è tornata alla mente una citazione di Einaudi, da quel bellissimo libro che era L'otto del lavoro, nella quale si diceva che il sindacato nasce, se non nasce in fabbrica, nasce nelle osterie, negli scantinati, in qualsiasi luogo nel quale persone che hanno problemi comuni hanno occasione di dialogare. Ecco, in un momento nel quale si parla di un declino, di un problema della rappresentanza, di una crisi della rappresentanza, della rappresentanza dei partiti e della rappresentanza dei sindacati, sicuramente l'opera che ha svolto Eleonora con nuovi mezzi e individuando un settore preciso che non aveva all'inizio neanche consapevolezza dei problemi che effettivamente c'erano con riferimento agli stagisti, ecco, ricorda quello che è il senso di un sindacato moderno, quello che dovrebbe essere un sindacato, non voglio dirlo 2.0, ma che comunque sia agisce in un'epoca nuova. Perché il nostro paese in questo momento di crisi della politica, di crisi dell'antipolitica, ha sicuramente bisogno di forme nuove, di entusiasmo, ed Eleonora ne ha messo tanto, ne ha profuso in tutte le salse possibili, anche grazie al sostegno di Matteo nell'arco di questi anni, ma qui andiamo veramente sullo smielato e quindi vi risparmio anche questo dopo tutti gli interventi che ho dovuto ascoltare al Senato, spero di non trasformarmi anch'io in uno di quelli che fa gli interventi proprio troppo facili, ma è indubbio che con la sua azione è riuscita, utilizzando anzitutto internet,
Cosa? Il governo critica parlamentare. Ma voi vi rendete conto che significa, che ovunque vai tutti si mettono a pensare che titolo gli tiro fuori a Martone? e poi allora qui faccio una battuta, poi lei, tu però scrivi e questo mi preoccupa perché non è, ma non è un intervento di però l'altro giorno sono andato a un convegno, a un certo punto si avvicina a me una persona molto ma molto autorevole che viene e si complimenta dopo le varie polemiche e mi dice: complimenti, sei diventato bravissimo, hai parlato mezz'ora, non hai detto nulla. E io devo dire che l'ho preso come complimento quando ho visto che erano uscite solamente due o tre agenzie. Allora, ho capito che avevo fatto un salto in più. Tornando al tema, io quello che apprezzo di Leonardo, oltre alla capacità di scrivere, e questo non è il suo primo libro, apprezzo la sua capacità di agire, di incidere sulla realtà, di creare effettivamente, di rappresentare un interesse collettivo reale, perché noi oggi, se voi ci fate caso, siamo in un paese nel quale tendenzialmente tutti cercano di rappresentare ciò che non sono, da una generazione che ha creato il debito pubblico, che oggi parla dei giovani molto più di quanto i giovani non parlino di se stessi, ha tendenzialmente mille problemi ai sindacati che troppo spesso fanno gli interessi dei pensionati e via dicendo, gli esempi potrebbero essere tanti, ma questo creerebbe altri problemi. Ora, il punto vero è che grazie all'azione sindacale, grazie alla capacità di aggregare interessi, grazie alla capacità di utilizzare le nuove tecnologie e di rappresentare problemi reali, effettivamente Leonora è riuscita ad incidere, lo sta facendo in maniera sempre maggiore. Mi sarebbe piaciuto certo che fare ancora di più con la riforma del mercato del lavoro, però è indubbio che nella riforma del mercato del lavoro si cerca di introdurre una nuova filosofia degli stage che li riporti a quella che era la loro funzione originaria. E la loro funzione originaria era inevitabilmente quella di essere un ponte che assicurasse e assicuri il passaggio da una particolare comunità, l'università, nella quale la caratteristica è che nell'università i giovani ricevono educazione, nozioni, amicizia e tante altre cose, ad una comunità molto più complessa, quella del mondo del lavoro, nel quale sono tenuti anzitutto a dare. Ed è chiaro che il passaggio tra queste due comunità, ed è un passaggio traumatico, voi pensate, tutti voi lo sapete, che in genere quello che accade quando le ragazze si laureano è che si laureano, si tagliano i capelli, si lasciano con il ragazzo e poi affrontano il mercato del lavoro. È un ciclo che purtroppo io, che oramai comincio ad avere i capelli bianchi, ho visto fare troppo spesso ai ragazzi che si laureano. Lo stage, in qualche modo, in quel momento traumatico, dovrebbe essere lo strumento che consente appunto un passaggio più facile dall'una all'altra comunità, anziché le fa comunicare. Ed è per questo che nel tentativo di disciplinare una materia nella quale io l'ho detto tante volte a Eleonora, bisogna confrontarsi con le regioni, perché questo è un paese nel quale quando si sta fuori tutto sembra facile, poi però quando tu entri, diciamo così, nelle stanze nelle quali dovresti poter fare qualcosa, ti confronti con le compatibilità, e hai molte compatibilità anche molto complesse. Il federalismo, il titolo quinto della Costituzione, fa sì che tutte le materie che riguardano lavoro e apprendimento, tutte, apprendistato, stage, tirocini formativi, formazione iniziale, le devi disciplinare avendo chiaro il rapporto con le regioni. La sentenza numero 50 del 2005 sugli stage dice che sono addirittura competenza esclusiva delle regioni. Dice estivi. No, non mi ha fregato, perché no, purtroppo no, ma... anche adesso nel dibattito mi sarebbe piaciuto, perché sai, un conto è scrivere una legge e poi valutare l'implementazione, altro conto è dover confrontarsi con le autonomie, dover coinvolgere le autonomie, dover disciplinare un rapporto che è diverso tra il nord e il sud. Un esempio classico: se noi guardiamo la Lombardia e il Veneto e vediamo le questioni dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, diciamo che tutto sommato non c'è un problema di domanda, tra domanda e offerta di lavoro. Se noi andiamo a vedere quello che accade nelle regioni del sud, purtroppo il problema è grandissimo. Prego. Gracias.
No, no, si vede chiaramente, sì. Timida, no. Timida non è timida, ma la risposta è semplice e anzi ce l'ho segnata sulla pelle, o quantomeno nella stanchezza che mi porto dietro nelle ultime due settimane. Intanto perché la riforma non è legge, e quindi una prima questione molto semplice, anche nella parte nella quale afferma il principio confermato al Senato che gli stage debbano essere retribuiti, ed era un principio al quale Eleonora teneva molto, più di me peraltro, ma detto ciò il principio è entrato, mentre per me era molto più importante, no, era molto più importante portare lo stage viceversa a ridosso del periodo di formazione. Io avrei voluto prendere una posizione più forte se le regioni, appunto, nell'esercizio della loro autonomia non avessero bloccato, perché per me invece è più importante fare stage più brevi ma a ridosso del periodo di studio, per avere più stage e la retribuzione io continuo a vederla come un rischio, ma detto ciò c'è, io ne sono contentissimo. Viceversa il problema secondo me è dare uno stage a tutti, perché oggi in Italia purtroppo solamente un giovane su due a malapena riesce a fare uno stage, invece è importante, quello che non serve è uno stage lungo, perché a quel punto no, bisogna entrare nel circuito del mercato del lavoro, perché è importante anche per i giovani che studiano cominciare a capire come funziona il mercato del lavoro, perché rendono molto di più i ragazzi che si sono confrontati con il mercato del lavoro e che capiscono quanto è difficile il mercato del lavoro, del giovane laureato che non ha mai fatto uno stage e che pensa che abbia dei diritti semplicemente per un'affermazione, perché la crisi economica è quello che è cominciata nel 2008 e purtroppo ha una durata, che tendenzialmente, salvo la crisi del 29, non era conosciuta nessuna crisi economica, ed è una crisi anzitutto occupazionale, quello che preoccupa maggiormente. Da questo punto di vista, e molto velocemente andando in conclusione perché voi siete stanchi, io devo tornare purtroppo al Senato e sì, andiamo in aula. Quello che ci tengo a dire è che poi per fortuna Eleonora adesso ha scritto questo qui, che mi sembra un atto di guerra, per cui da che aveva affrontato il tema degli stage riuscendo a coagulare, adesso affronta un tema che è un tema ancora più complesso, ancora più importante, che a me sta veramente a cuore, cioè il tema delle retribuzioni dei giovani, il tema della qualità del lavoro che si riesce a dare ai giovani e il tema del tipo di prospettiva che si apre per questi giovani. Il problema è che è all'inizio di questo suo nuovo percorso di aggregazione, per cui sono convinto che ce la ritroveremo leader di un nuovo sindacato che mi ricorderà più i freelance newyorkesi, il sindacato dei freelance newyorkesi, che non i nostri modelli di azione sindacale. Sicuramente però cominciare a parlare di tutta una serie di problemi e cominciare a sollevarli, come Eleonora continua a fare anche con questo libro, è importantissimo, perché tendenzialmente per risolvere i gravi problemi che abbiamo di fronte, una cosa purtroppo l'ho capita e mi sono dovuto confrontare tutti i giorni, le leggi non bastano. È importante avere delle buone leggi che vengano rispettate, ma i posti di lavoro purtroppo non si creano con le leggi e neanche con le bacchette magiche. I posti di lavoro si creano riuscendo a fare sistema, riuscendo a coinvolgere rispetto a progetti condivisi le tante autonomie che ci sono nel nostro paese, che siano autonomie sindacali, che siano autonomie regionali, i tanti protagonisti, le tante istituzioni che lo popolano, in un mercato del lavoro che noi troppo spesso ci dimentichiamo che è un mercato del lavoro assolutamente giovane, uno dei più giovani in Europa, perché il nostro mercato del lavoro sostanzialmente nasce con il superamento del collocamento pubblico e nella versione finale più stemperata della chiamata numerica nel 1991, quindi stiamo parlando veramente di un mercato che non ha le istituzioni consolidate di quello anglosassone, un mercato del lavoro rispetto al quale questa legge ha cercato di migliorare alcuni meccanismi di funzionamento. Siamo perfettamente consapevoli che una legge non può risolvere tutti i problemi, ma grazie anche all'entusiasmo, alla forza, all'energia e alla determinazione di Eleonora, quantomeno per quanto che riguarda gli stage, già qualcosa si è cominciato a fare, molto di più va fatto, ma per fortuna l'ANCE ha cominciato ad affrontare un'altra fetta del problema. Tutto questo non è sufficiente, 5 mesi non sono sufficienti, credo che purtroppo i problemi che abbiamo di fronte richiederanno anni difficili, del sacrificio per tutti,
però temo che questo è il destino che ha toccato in sorte alla nostra generazione. Non è un destino facile, visto che abbiamo il terzo debito pubblico del mondo, ma non è neanche il peggior destino possibile, visto che tendenzialmente generazioni che sono venute prima di noi si sono dovute confrontare con mali altrettanto gravi, pure loro legati al debito, penso su tutte le guerre che hanno segnato il Novecento. Quindi credo che quello che fa questo libro testimonia che anche rispetto ai problemi si può reagire, e Eleonora lo fa costantemente, si può reagire con forza se trarremo il buon esempio da quello che lei ha fatto, e magari seguiremo, continueremo a seguire, perché io le seguo ormai da diversi anni, le iniziative che lei ha fatto. È stato uno dei primi siti sui quali ho messo il logo dello studio che avevo un tempo con mio fratello, e ne vado molto fiero. È la prima volta che appariva il nostro nuovo logo. Beh, se seguiremo l'esempio, soprattutto se non riuscirà a avere la voce, io per quel poco che conta l'ho ascoltata e continuerò ad ascoltarla con grande interesse, magari avremo fatto un altro passo. Di nuovo, sicuramente non sarà quello risolutivo, ma tanti piccoli passi magari segnano un cammino, l'inizio di un cammino che è già qualcosa. Grazie. Bene, ci ha dato una parola di speranza. Ci hai dato una parola di speranza. Che qui eravamo cattivissimi tutti. Facciamoci dire i tempi di questa riforma. Facciamoci dire. Ogni volta che incontro Eleonora, no, dice: ma i tempi di questa riforma? Questa riforma sta andando a una velocità grande V. Inaudita. Allora, dall'intuizione di Di Vittorio, no, mo, allora, mo, no, se la prendi da Di Vittorio, sulla Costituzione, sul portare la Costituzione in fabbrica, statuto dei lavoratori, sono voluti 10 anni. Dall'affermazione del fatto ovvio che andava superata la scala mobile, all'effettivo superamento della scala mobile, sono voluti altri 10 anni. E per seppellire l'articolo 18 voi ci avete messo 3 mesi, siete un record. Ma non è seppellito l'articolo 18, non è seppellito il suo valore di deterrenza, e nessuno voleva seppellire l'articolo 18. No, assolutamente. Il paese, la CGIL e il PD non si sarebbero assunti le difficili responsabilità che si sono assunte. Il PD si è cercato, l'aveva già provato a fare altre volte. Scusami se te lo ricordo. No, vabbè, se tu auguri al tentativo del governo D'Alema di passare da 15, di evitare di conteggiare nel computo ex articolo 18 i lavoratori che superavano la soglia dei 15 dipendenti per ovviare al nanismo delle imprese, quello è stato un tentativo che poi ha fatto Biagi, che peraltro ha pagato anche duramente. Per quello che riguarda l'articolo 18, francamente io credo che si è trovato un punto di equilibrio. Capisco che questo punto di equilibrio possa non piacere, ma in questo momento tiene. Detto ciò, mia nonna diceva sempre che il meglio è nemico del bene. Questo è un paese che molto spesso tende a parlare sempre del meglio e nel frattempo non fa il bene, perché questo è quello che è accaduto per 60 anni. Questo è un paese nel quale si dice che i politici sono tutti ladri, lo Stato è incapace e così via, però appena c'è un problema si chiede la soluzione del problema sempre allo Stato. Gli esempi ce li avete sotto gli occhi costantemente. La verità è che lo Stato c'è il terzo debito pubblico del mondo e non può risolvere tutti i nostri problemi. Se facesse meno cose, le facesse meglio, sarebbe sicuramente giusto. Non credo che l'articolo 18 sia stato smantellato, ma credo che si sia ricercato un equilibrato punto di intervento. Per quello che riguarda la riforma è un disegno di legge, proprio perché, come Nunzia sottolineava, ha creato una serie di tensioni, e quindi la scelta del governo è stata quella di scegliere un percorso graduale per creare il consenso che era necessario all'interno del paese, visto che questo governo ha la particolarità di non essere espressione dei partiti diretta, di essere votato dai partiti, e quindi, ma qui entreremmo in tutte le dinamiche della concertazione, del dialogo sociale, e quindi ritornerei a essere professore e quindi vi annoierei a morte. Per l'approvazione quindi si è scelto un disegno di legge che ha camminato con grande velocità. Invito Marco, anche grazie alla responsabilità dei partiti, a sottolineare che noi siamo arrivati dalla presentazione all'ingresso in aula in un mese, e guardate che è pochissimo, basta che andate a rivedere liberalizzazione. Si è lavorato giorno e notte in una commissione che ha fatto un ottimo lavoro migliorando questo disegno di legge. Io credo che per l'approvazione la nostra speranza forte è che si arrivi ad un'approvazione definitiva prima dell'estate. Credo che sarà molto difficile arrivarci. Tutte e due le camere?
tutte e due le camere, se ci si riuscisse a ottobre sarebbe già importante. Detto ciò, non sarà la soluzione di tutti i problemi del mercato del lavoro italiano nel corso della più grave crisi ai tempi del 29, nel momento in cui ad una crisi economica si somma una crisi politica, e noi sommiamo, come leggevo qualche giorno fa, la crisi del 29 e la crisi del 92. Sarà un passo in avanti, perché i problemi complessi non hanno soluzioni facili. Per risolvere problemi che sono creati in 40 anni non si risolvono in 5 mesi. Però l'obiettivo, e in questo i rami del Parlamento stanno lavorando con senso di responsabilità, ve lo dico perché tutti i sacrosanti giorni io vivo tumulato al Senato, si sta facendo tutto il possibile per riuscire a trovare un punto di equilibrio che garantisca il consenso e che porti ad una rapida approvazione di questo provvedimento. Se ci riusciremo dipenderà da una quantità di variabili che non sono comprensibili. Faccio un esempio: guardate che noi siamo riusciti in Commissione al Senato ad arrivare ad una quadra nell'arco di tre settimane di lavoro veramente intenso, nel mentre in Italia c'erano, scusate se lo sottolineo, delle elezioni amministrative che hanno completamente cambiato lo scenario politico, e nonostante questo la responsabilità dei partiti ha fatto sì che, fermo un numero rilevante di emendamenti, si trovasse una quadra. Speriamo che tutto questo sia possibile farlo anche in aula, anche nell'altro ramo del Parlamento, e soprattutto che una volta che la legge venga approvata si passi alla fase dei decreti attuativi, delle linee guida per quello che riguarda lo stage, e che anche le regioni, i comuni e tutti gli attori istituzionali ci mettano la loro per poi praticare quello che scriviamo nelle leggi, perché se non ci mettiamo tutti a rispettare le regole è inutile fare leggi che sono magari le più avanzate d'Europa, perché poi rimangono inefficaci ed inapplicate. E già vi dico che se poi mi dite vabbè, ma tu sei il vice ministro del lavoro, tu dici che noi tutti ci dobbiamo mettere a farla rispettare, ma invece è compito dello Stato far sì che gli stage dei giovani vengano rispettati, io vi rispondo che abbiamo al Ministero del Lavoro 3.000 ispettori, 430 carabinieri, i concorsi pubblici non se ne possono fare perché non ci sono i soldi per fare i concorsi pubblici, e quindi le ispezioni per cercare di evitare che ci siano gli abusi sono queste. Sono questi. Le fa, ma è per questo, ma già le fa, ma il bollettino OK Stage è proprio quello. Ed è per questo che sono così felice di essere venuto ancora una volta qui a salutare degli amici e a presentare un libro sicuramente importante.